Cari ragazzi, nella notte tra il 5 e il 6 maggio di 160 anni fa, un migliaio di volontari sotto il comando di Giuseppe Garibaldi partì dalla città di Quarto, vicino Genova, nell'allora Regno di Sardegna, per arrivare in Sicilia, appoggiare le rivolte locali e capovolgere il governo. La spedizione si concluse il 26 ottobre 1860 con l'incontro a Teano tra il re Vittorio Emanuele II e Garibaldi, che gli consegnò idealmente i territori conquistati. Vi starete domandando cosa c'entra tutto questo con la nostra città. Ebbene, al Museo del Risorgimento della Resistenza, numerose testimonianze di Garibaldi e del Risorgimento italiano sono conservate nella raccolta Domenico Cariolato, uno dei mille. Pensate che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la definisce tra le più importanti testimonianze a livello nazionale. Ne fa parte, ad esempio, la camicia rossa di Antonio Radovic, che a 23 anni combatté coraggiosamente a Milazzo, restando ferito. Possiamo immaginare con quale orgoglio indossava la divisa. È realizzata con del panno di colore rosso e decorata con cordoncini neri e oro. Se guardate attentamente, noterete che il colletto è diverso da quello delle moderne camicie. Questo è rialzato e rimane rigido. È un colletto alla coreana. C'è anche il busto in bronzo di Domenico Cariolato, un uomo con lunghi baffi, stempiato e con uno sguardo fiero. È lo stesso personaggio che ancora bambino tiene in mano una lanterna accesa nel quadro Difesa alla Rocchetta, custodito nel museo. Una volta cresciuto, era diventato capitano del reparto a cavallo. Una lettera autografata dello stesso Garibaldi ne attesta la promozione. Si possono ammirare anche alcuni cimeli appartenuti al generale, tra cui il bastone di legno di Ginepro, realizzato dallo stesso Garibaldi e usato durante il periodo di convalescenza nell'isola di Caprera, dopo essere stato ferito alla gamba nella battaglia dell'Aspromonte. E un ritratto che lo raffigura con la camicia rossa, il fazzoletto annodato attorno al collo e una folta barba rossa. Inoltre è presente pure un dipinto che attesta la visita di Garibaldi alla nostra città, il 7 marzo 1867. Si vede il generale uscire da una loggia del piano terra della Basilica Palladiana, accompagnato dall'allora sindaco Gaetano Costantini. Indossa un mantello che lascia intravedere la famosa camicia rossa sottostante. Stringe la mano al sindaco ed è circondato da una folla festante ed acclamante. Il motivo della sua visita è da ricondurre al fatto che Garibaldi sosteneva in prima persona la candidatura di Angelo Piloto nelle elezioni del 10 marzo 1867 come nuovo sindaco di Vicenza. Purtroppo per Garibaldi, in quell'occasione il suo candidato perse le elezioni e vinse Fedele Lampertico.